Cioè, quanto è qua per favore? Si tu qua per possibile. Thank you.
adesso scalca. Questa è la voce di Dio. In questo momento non ci sono. Sono in vacanza alle isole Cayman. Troppo lavoro, troppo stress. Me ne sono andato.
approfittato di un'offerta last minute e sono partito. Il paradiso è da tempo sovraffollato, pieno di gente, non ci si sta più, non ci sono alloggi, c'è troppo traffico. E così ho deciso di prendermi un periodo di riposo. Ma non è questa la storia che vi dobbiamo raccontare. La storia che vi dobbiamo raccontare è quella di Gesù, Confucio e John Lennon, che scesero sulla terra a indagare i mali degli uomini. Quindi, per prima cosa, ci servono i tre personaggi. Chi fa Confucio? Confucio? Eccomi. Sì, ciao. Salve. Sì, come ti chiami? Giovanni. Cognome? Della Foresta. Bene, non sei un po' giovane per fare Confucio? No, perché? No, vabbè. Ma non vestito così. Certo. Va bene, se non abbiamo altro, ok. Puoi andare, grazie. Prego. Ciao. Ci serve qualcuno che faccia John Lennon. E lo posso fare io. È che casualmente stamattina sono uscito con la chitarra e... Sì. Come ti chiami? Marco. Marco, cognome? Bilanzone. Bilanzone. Di dove sei, Marco Bilanzone? Di Roma. Roma, Roma? Roma tutta, dentro al raccordo. Dentro al raccordo, vabbè, Roma. Roma, no, certo. Sai cantare, almeno? Un po'. Un po', perché la somiglianza non è che ci sia. Vabbè, devi accontentare, sennò chiedi a qualcun altro. Va bene, d'accordo, però non vestito così, ti cambi. Ma qualcosa un po' anni 60 trovo, boh. Vedi se trovi qualcosa. Va bene, grazie. Ok, ci manca l'ultimo. Che fa Gesù? Gesù? Potrei farlo io. Gesù? Ma Gesù è un uomo. Sono tutti finiti gli uomini. Non abbiamo altri uomini? Siete tutte donne? Sì. Vabbè, come ti chiami? Alessandra. Alessandra, bene, cognome? La Cavalla. La Cavalla, perfetto, bellissimo. Però come facciamo? Mica ti possiamo vestire da Gesù a te? No, potrei rimanere così, solo che siccome c'è tanta luce, preferirei indossare questi. Gli occhiali? Se non abbiamo di meglio... Vabbè, vai, va. Vai. Grazie. Ciao. Va bene, i protagonisti li abbiamo conosciuti, ma non sarò io a raccontarvi questa storia, sarà qualcun altro. Lasciate soltanto che vi ricordi che siamo a teatro e a teatro si spengono i cellulari e non si possono fare le fotografie con il flash. È Dio che ve lo ordina. Va bene, cominciamo, ricordandoci sempre che a teatro la realtà non va raccontata com'è, e nemmeno come dovrebbe essere, ma come ci appare nei sogni. Ricordo un americano quando ero giovane, 40 anni fa, volevi posare, certo. No, no,
ci aiuta. Ci aiuto? Sì. Ma che coppa lui sta bandiera, poi mi pare che hanno facendo fuori pure anche la vittoria su frate e c'è anche via. Sì, non c'erano pure loro stumatine, se sciubbano i capelli, piangine. Eh sì, non un momento, no? Volendo passi andando a Mid, che avevano preso i primi loro. Ma oggi mi hanno messo a me e stanno fatta la filinata auto, tutta quanta. Bravo, bravo. E poi usiamo se c'era pure. No, chi ci sei? Galileo! Usiamo sto pulire. A riabilitazione, ma non aveva un brand nella riabilitazione. E poi c'era pure... Dammi una mela. Einstein. Chi? Einstein. Chi? Einstein! Einstein, si chiama. Chiamalo in cuore, per favore. Eh sì, la gente tanto seria fino a mo. Ma usiamo sto pulire qui. O Gervie, ma se da fai quello che ha fatto fino a mo è meglio dare un motore. Va bene. Forza, in fila. Chi è il prossimo? È in fila. Cognome? Nazionalità? Anno di nascita? Anno di morte? 2005. Sesso? Femmina, come morta. Allora, lei? Prego. Il prossimo? Cognome? Nazionalità? Anno di nascita? 1800. Anno di morte? 1900. Sesso? Come morto? Prego, si accomodi. Il prossimo? Il prossimo. Com'è? Signora, cognome? Ma da Nubile. Signora, come non porto da Nubile o da Nubile? Come vi chiamate? Silvestri. Silvestri. Nazionalità? Com'è? Nazionalità. Signor Rosito. Ah, di Napoli. Italiana, quindi? No, no, napoletana. Ma povero, ma povero, ma comunque non è così. E che anno siete nata? Non mi ricordo. Com'è mal ricordata? Mi ricordo che era ancora pure zia assunta. Voi cosa siete zia assunta? Come posso toccare un minuto fa, zia Sabella? Signor, che anno siete nata? 1800. E che anno siete morta? Non mi ricordo. Mi ricordo che però... Sì. Fatto ora, immagino, sì. Sesso? Fai schifo, che è dato un Hey, ha detto che ci sta una manifestazione di gente del paradiso, che, da gente purgatorio che potrà sinto paradiso. Maestro, ma in quanti sono? I ar san se u liu ci fa ci ce i ce. Basta, maestro, ma... Che gente è? Guardate. Oh, giorno fino a... Ma quello è Puggettao piede.
Quindi, voi non solo non sapete niente dei Beatles, non sapete manco niente di me, che so John Lennon, che so famosissimo, fatto un sacco di canzoni fighe, e al mio funerale c'era più gente che al funerale di Kennedy, sono più famoso di Gesù. Ma sono più famoso di te, che vuoi? Ah, ho capito, ma poi però non servono a niente. Tutta sta scena perché volevate che vi cantassi le canzoni, devi dare quello capitale, se sentiamo. Sempre faccio sentire la canzone, non ho capito. La prima nota. Propaganda di sostanze allucinogene in paradiso. Interrogatelo sulla sua istigazione e la sua mossa. Perché ha istigato la sua mossa? Ma che sommossa e sommossa? Questa è una manifestazione regolarissima. Allora perché manifestate? Leggete l'ufficione. No, mi spiace, inglese, faccio solo cinese, sono britannico, proprio italiano. Ah, no. Vabbè, ci abbiamo un Dio oggi, quello è onnipotente, onnisciente, onnivoro, lo traduce lui. Leggiglielo l'ufficione. Vogliamo entrare in paradiso. Giusto! Vogliamo entrare in paradiso perché siamo stupi di stare in purgatorio! Una volta in purgatorio ci si stava 3-4 anni al massimo, adesso siamo costretti a starci 30-40 anni! Basta! Siamo stupi di questo purgatorio a tempo indeterminato! Vogliamo entrare in paradiso! Oh! Mi spiace, non ci posso fare niente. Perché? È mica da già dici io perché. Sai quanto è grande il paradiso? Come non lo so, ho letto la Genesi. Che è un cubo? Che so, 3 al cubo. Se sai quanta gente c'è in paradiso. Cioè, te la conto. Che so, 13? 18? Oh, che ne so, sai te quanta gente c'è in paradiso? I discendenti di Adamo ed Eva furono fecondi, si moltiplicarono e oggi sono sparsi sulla terra in gran numero. Fino a ieri gli uomini e i deceduti erano in tutto 23 miliardi 654 milioni 819 mila 754, non contando i 5 miliardi che vivono ancora oggi. 11 miliardi e mezzo dopo essere morte sono state mandate all'inferno. I restanti 11 miliardi e mezzo che hanno onorato Dio sono tutti ascesi in paradiso. Ma il paradiso è piccolo, come potrebbe contenere 11 miliardi e mezzo di persone? È sovraffollato, ci sono pochi alloggi, c'è un sacco di traffico, siamo sommersi dalla mondezza. E così abbiamo deciso di limitare l'accesso al paradiso alle persone morte negli ultimi 50 anni. Einstein che è del 53? Ho capito, ma quanti ce ne sono di Einstein? Aspetta, quanti giornali non ci sono? Guarda un po'. Ognuno è speciale e tutti abbiamo diritto a un posto in paradiso. Oh. Sì, anche tu scommetto. Soprattutto io! Oh, io sono John Lennon, mica sono l'ultimo arrivato! Io ho cantato canzoni sulla pace, la fratellanza, l'amicizia! E se non entro io, chi entra? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Pure te c'hai ragione. L'inferno invece esiste di sicuro e magari è proprio lì che dovresti andare. No, mi ribello! Osi ribellarti a Dio! Ebbene, ho diritto!
Questo è il regno dei cieli. A maggior ragione il regno dei cieli ci sarà più democrazia che altrove. Basta con questa pagliacciata, tornatene immediatamente in purgatorio. Non è una pagliacciata. Stai violando la legge. No, no, la stai seguendo la legge, io sto seguendo il verbo. Ah sì, e quando vi avrei detto di scendere in strada a manifestare? Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10. Aperte virgolette. Il regno dei cieli è vicino. Se gli uomini non vi accoglieranno, scendete nelle piazze. Sì. In verità vi dico, pregate e riceverete, cercate e troverete. Se vi chiuderanno le porte in faccia, io le aprirò per voi. E parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Grazie. In principio era Dio, dal momento che Dio vi ha ordinato di tornare in purgatorio dovete tornarci. Coloro che onoreranno Dio riceveranno compassione, coloro che si opporranno saranno puniti. Andatevene! Gli uomini da poco non possono permettersi di infrangere le regole di un grande schema. Quei ciupa, siamo purenzo, lo andiamo! Vabbè, però non è che posso fermare questa folla scalmanata, come... Se provocherete l'ira di Dio, pioggia e uragani si abbatteranno sulle vostre teste. Ad una sua parola le acque del mare si prosciugheranno. Chi potrà mai arrestare la sua ira? Oh, pecorelle smarrite, voi che camminate nelle tenebre, voi che non avete accesso alla porta del paradiso, tornatevene in purgatorio! No! Guai a voi! Voi che organizzate sommosse, voi che gettate la mondezza in paradiso e tutti gli uomini che ancora vivono nel mondo, io vi punirò! Guardami! Papà, ma proprio tutto quello? Di qua e di qua e da! Ma sto già morto una volta, c'ho paura di morire la seconda volta! Cadrà la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti e la terra sarà investita da un'inondazione che sommergerà case e alberi, coprirà le montagne, periranno i peccatori, gli ingiusti, gli orgogliosi, coloro che gettano la mondezza. Il paradiso annegherà ogni essere vivente che si muove sulla terra, perirà ogni alito di vita, sarà sterminato ogni uomo che vive sulla terra. E che è esagerato, la terra è pure un bel posto, mica è tutta schifosa. Ci stanno i laghi, i fiumi, ci stanno un sacco di belle cose e poi ci stanno pure delle belle persone. Non tutte, ma ci stanno delle belle persone. Poi ci stanno anche delle tecnologie avanzate, ci stanno i grattacieli, lavatrici, lavastoviglie, i condizionatori, i climatizzatori. I condizionatori? Ti interessa? I condizionatori, sì. Sì, cosa sarebbero? Sono degli strumenti molto avanzati che tramite un processo molecolare un po' complicato trasformano l'aria fredda o l'aria calda in aria fredda e viceversa, più o meno, insomma. Davvero? Sì. Esiste un oggetto così? Rischio se esiste. Sei sicuro? Costano pure poco. No, 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 nessuno può porsi la mia bontà, basta. Nessuno, nessuno? Certo! Nemmeno lei? Ma che vuol dire? Nemmeno lei si può opporre alla sua stessa volontà? Signor Lennon, Dio non può mai andare contro la propria volontà. Dio è coerenza dall'inizio alla fine. Ma dai, dal libro della Genesi, capitolo 9, aperte virgolette. Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo. Non punirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, giorno e notte, non cesseranno. È parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Riguardo all'impossibilità di modificare la volontà divina, ordine revocato. Ho intenzione di mandare sulla terra una commissione investigativa per capire quali siano i mali che gli uomini commettono e quali ne siano le ragioni. Papà, ma ci siamo a me? Chi c'ha dai? Oyaochu! Wachu! Signor Confucio, sì. Ma quanti anni ha? Lian Chen Wu Pai, Lo Sui. E non è un po' vecchio per partecipare? Shanti, io so Pujo!
Wo fa fan banche, le arban yo, bo jo lao jo jen che. Wo bula. Vabbè, se non è vecchio, d'accordo, il prossimo... Papà, potrei andarci io, ci sono già stato. Ci sei già stato, mi pare giusto. Va bene, siamo a due. Manca il terzo... Sì, invierò il signor Lennon. Ma come lui? Stai zitto, raccomandato. Ma è stata una sommossa. E appunto, c'è già un talento, sa organizzare qualche cosa almeno. Andate, forza, prima che cambi idea. Ma ci sono gli ordini. Ma no, che altri ordini? Andate! Andate un po'! Fermi! Mi portate un condizionatore? Just sure.
ho capito niente. Chi legge John Lennon, già il viuto là, si è stato già sparato una volta, torna là, si fa sparare una volta, guarda, perso il cervello, è stato buono. Oh sì, scienza avvolge. Ho zai, c'en giù, c'è giù, c'è giù, io li vuo, vei tu mei vuo, vei c'en giù vuo. Ah. Vuoi la fine una nuda, né da America, né da Cina, nuda sono paesi degli uomini d'oro. Allora. E che misoletta, Agno? È tutto d'oro. A sabbia d'oro, i cristiani su d'oro, i capelli pure su d'oro. E poi sa c'è un segno. Come chiama? House. E com'è lì? Ma pure che brutto che viene fuori, Magno. C'è una sorda, fino a ponte di capelli, un pensiero ci potessi pure fare. Ma dai, tanto. Non ti preoccupare, vai a prendere la mia ragazza, io allora vai.
E abbiamo visto questo posto molto bello, molto bello. Ce ne dobbiamo andare. Ma dove siamo di? Al paese degli uomini d'oro. Cioè, non è che c'è un appuntamento per Cherdo. No, per carità, siamo soltanto amici, io dai. Dobbiamo andare al paese degli uomini d'oro perché, ho visto, è un paese libero e felice. Ma voi, lasciamo andare. Buongiorno. Ok, vorremmo la stanza la più lussuosa. La città presidenziale, anche il mio sarebbe soddisfatto. Noi ci abbiamo il figlio di Dio. No, 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 nel senso siamo tutti figli di Dio. Volete registrarvi? Sì. Ho capito, facciamo per forza nostra. La prima volta per il paese di Dio. Veramente sì. Vi aggiunge di piacere? No, veniamo per diffondere il verbo. Siete un sacerdote? Sì, una specie. E i vostri bagagli? Veramente i bagagli non ce li abbiamo perché nel Vangelo, secondo Matteo, c'era scritto che non portare sandali, borsa e... Né valigie. Né valigie. Sì, abbiamo valigie. Avete portato i bagagli? Sì, abbiamo portato i bagagli perché noi quando viaggiamo raccogliamo sempre tanta roba, i souvenir, però poi ci pesano, quindi li portiamo. Sembrano queste idee. Prego. Grazie. È lei il signor La Cavalla? No, la cavalla è lei. Io sono Beatles. E il signore è della foresta. E posso vedere i vostri passaporti? Come no? Guarda un po', stanno nelle valigie. Buttate le valigie. Vabbè, non importa, nel paese gli uomini d'oro contano i soldi. I soldi? Come no? Ve li diamo i soldi, siamo pieni di soldi. Solo che al momento... ma ve li diamo, ma non volete i soldi? No, no, assolutamente. Ah. Prego, accompagnate il signore al 164° piano. Ci dai. Ci dai. Ma no, pensate io. Ma se non tenevo le soldi, come fanno migliaia la gente presidenziale? Infatti i soldi ne tenevano. Hanno cominciato a stappicciare chi aveva portato i soldi. Li aveva portato uno in saccini, e compu, li aveva portato a un certo punto lei non faceva compu, compu. Tura oggi un po' di chiami. Ma così è bella buona. Gesù bella e buona, e chi non mica poteva venire là a dirci piacere Gesù Confucio e John Lennon, che le chiamano Pusci. Se no i canusci. Allora fa Confucio fa. E fa. Io sei in Rigni, signi, invece un cucco. E fa Lennon. Confu, ma non li va a portare due soldi. Giunze, Yuli, Xiaoren, Yuli, Giunze, Xiu, Tanqian. Allora, non posso. Qiong, Giunze, Fu Qiong, Xiaoren, Qiong, Ze, Lani. Poi a me, stacco qui mi porta solo lei. Comunque, arriva l'ascensore e fa lei non confutras. He qi xiao xiao nai er, tai xiao ye, tai xiao ye. Ma no, compu, questo non è piccolo, il carino ci davano pure 15 persone. Ruzze, nou she, jin nan rong qi, qi ke shui wai shu ren. Compu, questo non è una stanza, questa è una specie scala, serve per salire. Fu xiu gu shuo, qi she tian di, zi nu jie. O che yu ci non si gira al shan, yu ru he yin jie, su ji li ru yi. A un certo punto, quando è arrivato l'ascensore, era trasso un uomo e gli esce una femmina. Eh? No, ma era trasso un uomo. Si è fermata allo piano. Ovviamente è trasso una femmina e quando è scesa è scesa la femmina. Sì, però Confucio va in panico. Quai zai, quai zai, fan zai, mi min shi, i vei zhang lao ren zu le jing zhu, ru jing zang hui bian zhang, i vei miao li niu zi. Non è possibile. Infatti, però Confucio continua. Shang Ruo, ni wo jing zhu, ci puoi yao pian nan di nulla. Bu ke, bu ke. A un certo punto si spasteri lei non piglia Confucio e ti indasci in su. E trovano, in l'ascensore trovano un burzullino che è sordo. E nano, tornate, Cristiane, no? Guarda, sta fortuna, sto curto, io ho burzullino. Sì, devi dire, sono tu commissariato, perché la cosa non è tua. Che vede, loro burzullino non era la verità, ma così scemo. Non sei scemo tu, e sapete che ci hanno fatto una magaria e poi te la cipolla? Ma no, capo, non puoi, perché il tempo era qua a picciolare. Sì, l'hai trovato tu? No, sto qui. Io. Quindi, che intenzione avete? Un grazie. Non solo restituirlo. È un grazie.
cambio. Non può essere? Sì, tenga su. Grazie. Salve. Oh, non manca neanche una moneta, grazie. Aspettate! Vi comportate in maniera proprio strana. Ho dei sospetti. Sospetto che siete matti. Matti. Certo, nel nostro paese, quando vedi dei soldi, li raccogli. Quindi al proprietario è un comportamento davvero inusuale. Non avete capito qua come funzionano le cose? No. Guardate. Senti, a te, nonne. Prima stai parlando con Keller, cosa mi ha fatto i miei? Ma parla così non è male. Senti, ma innanzi capito, un trasi d'ascensore, sul trasi tu puoi creare due litigati, il terzo volta, a un certo punto Buzzulino mi dici. Acchiappa sta cosa con ta brutta. Senta, cosa vuoi braffatoso? Mi rendi via, poco con Frenzio. Senti, a te non ti supporti più, è modo di dire. Senti, ma non metti, ma non vuole, però.
casa del signor Custer, dove tutti gli elettrodomestici riuniti in salotto lamentano la loro triste e vuota esistenza. Sede! Suoi zaio vuoi lai tai ge! Sui lai! Alice, oggi è quello che non lo vuoi dire! Giambi, oggi è un giorno. 我记得明天是我生命的最后一天了。 Come il televisore, che non ha mai trasmesso un film, un telegiornale o una sola pubblicità. Hi,可年轻轻，特别的漂亮，头戴金色项帽，身披红色短带，腰上有小的围裙，真是容光焕发，不与伦比。Hi,年纪轻轻的就这样结束了生命。我们的健美都是容易。 Quello che dico io. No, non posso.
Guarda, perché poi non entra in paradiso. Prendili. Che cosa? Questo è un piccolo regalo da parte mia. Ah, sì, ma veramente poi il sacerdote riferisce a Dio. No. Che cosa? No. Cosa hai detto? No, 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 niente. Dio. No, che mi stia. Parla! Posso? Va bene, però tu non devi farti in parola con nessuno. Non parlerò. E tu chi credi che noi siamo? Extraterrestri? Ecco, no. Noi siamo inviati da Dio, dal paradiso sulla terra. Sì, io sono John Lennon. John Lennon! E l'altro due? Il trombone è confuso. Ma questo era sempre così fiscale. Non ha neanche voluto stringermi la mano. E il sacerdote? Ti dice niente? A tratti mi sembra di conoscerlo, ma non ne ho la certezza. Lui è figlio di Dio. Figlio di Dio? Gesù. Gesù? Oh, mi sta a far pappagallo, Gesù. Non ci credo. E non ci vedi? Nel XVII secolo, in Palestina, Francia, Spagna e Pakistan, si vociferava di una seconda venuta del Cristo in terra. Nel 1648, Sabbata Esebio proclamò se stesso con il Messia, ingannando numerose persone. Gli extraterrestri sono giunti sulla terra numerose volte, gli uomini ormai credono che queste storie siano vere. Ma tu parli della venuta del Cristo in terra, questa è una storia che deve essere provata. Come te lo provo? Non è che Dio mi ha fatto un certificato che dice quello. Aspetta un attimo, adesso che ci penso. Sul magazine del Guinness c'era un'immagine di Gesù. L'immagine era stata riprodotta da un pittore inglese che, basandosi sull'immagine del volto di Gesù lasciato sulla sindone, è riuscito a riprodurre con sofisticati strumenti quello che ad oggi sembra il volto più veritiero del Cristo. Ma è lui? Sì. È lui, ho fatto! È Gesù! Sì, ci sto. Però ce n'è anche un altro.
Un altro? Abbandona tutti i tuoi averi e dona tutto al popolo. Abbandonare i miei averi, donare al popolo. Signor Lennon, le ricordo che ancora deve firmare il contratto. Su, li convinca. No, rispondete. Non accettate. Trasformeranno il paradiso in un altro paese degli uomini d'oro. Tu, razza di stupido robot che non sei altro, stai zitta! Ma che sei scema? Hai ammazzato un mauro robot, ma traviti con tutti, e stai calma pure te! Osservate! Calamità si abbatteranno su tutti i peccatori! Sì. Tutti i peccatori. Calamità, piano piano. Beh, Assoni, vuoi mai che tu conti che la pozzano per tre giorni, no? Ha ha ha!
Ganzai tue hoi sia shi ziren guo ge shi ziren guo xia ji bu dian xiao shi ye. E poi non parla da modo continuare. Come in me, senza che il show fa bene. Ma i pochi, ma mi domandava una cosa. Ma voi vi rendete conto, una giornata sana che fa un bene perché in due bagni aspettando che va l'imperatrice. Cioè io. C'è sei, tu! Dai, è il regalo! E poi un'altra cosa, che posso fare? Cosa ci pensi in barocco? Ma John Lennon, no. Alla fine, vai in bagno il uomo, no? Ma da chi non è figo? Qua sai, russo ye, tao ye li, mu mu ye na nu. Ah, allora non c'è l'uomo? No, ne ho su tutto femmina. Vabbè, comunque che capirai, John Lennon non si può tassare o bagno l'uomo, non bagno le femmine, basta che si può tassare. Iniezione del pensiero corretto!
pensavo, nel paese degli uomini piovani si restituisce ciò che si deve. Se fosse una trappola! E non andiamo a prendere i soldi. Ma hanno preso a schiaffi, che non mi vendico? Senti tu, ti schiaffi verso una sassa detta, tu poi già segni la testa. Basta! Che cosa è? Mi seguo all'interno immediatamente. Io ascolto solo Dio. Ah, e quindi se io ti schiaffeggio la guancia destra, tu mi porgerai la sinistra? È proprio quello che ha detto. Dai, non ci provare! Avete letto l'annuncio di ritrovamento? Certo. E allora venite con me immediatamente. Infermiere, allora ci sono sviluppi? Sì, signore. Sono stranieri. Ma avete esaminato con cura? Erano completamente nudi e tutte e tre avevano quella cosa lì. Preferire piuttosto tornare sulla croce piuttosto che morire umiliati. Ma perché c'erano tutti questi nostri gingilli? Ah, che tocchi! Vai, che umiliazione, tutto distinto. Un uomo nobile d'animo non può essere normato in questo modo. No, non prendete l'idea. Siete stati semplicemente sottoposti ad una visita medica. Vi ringraziamo per la protezione. Vi prego di ridarmi le vesti, ridatemi le vesti. Viola! Ma dove non è fatta d'acqua? Non lo passerò. Vabbè, va, paese che pare, senza che trovi. Mi adeguo al rito. Gesù, ti prego, adeguati anche tu. Sì, stato meglio per il momento. Allora, tu con quegli occhiali, dimmi chi sei. Io sto con la Alice. La luce? La Alice du Mundo. Da dove vieni? Il mio paese non appartiene a questo mondo. Ma in sostanza, da dove vieni? Io vivo da Wattenma. Ma tuo padre dove sta? Ce ne conosce, non conosce nemmeno Wattenma. Oh, sentite, fatemi vedere i passaporti. Come avete fatto a sorpassare la dogana senza passaporti? Siete venuti forse dal mare o dal cielo? In verità ti dico, io non sono un ladro, non sono venuto per scavalcare il recinto e rubare le pecore. Allora dimmi chi sei! Io sono la porta. La porta? La porta aperta a tutti gli uomini. Oh, senti, per favore, per l'ultima volta, dimmi chi sei! Io sono Don Pecoror. Il mercenario vede passare i lupi, si spaventa e scappa. Senti, basta dire stupidaggini, non dicendo più ciuti. Dimmi chi sei! Io sono un medico. Giuro! Basta, che palle, e tocca a me! Sono un cantante. Quella è tua. Mia, sì, questa è la mia fedele compagna. Non lo sai che da tempo nel paese degli uomini viola abbiamo abolito musica e strumenti musicali? Ma come si fa ad abolire la musica? La musica viene dalla natura. Quello che si fa nel paese degli uomini viola è pensare intensamente, con continua introspezione. Cercare di pentirsi in maniera sincera. Senti, facciamo una cosa, ti faccio sentire una canzone, poi così magari tu ci ripensi e ne riparliamo. Ogni frase che dirai sarà la prova della tua coscienza. E allora le mie canzoni mi scagioneranno. Words are falling out like endless rain into paper cup, they slither while they pass, they slip away across the universe.
avete ingannato con tutta la storia di 10.000 terrese. Ma infatti 10.000 terrese sono proprio la prova del vostro crimine. Quale crimine? Nel paese degli uomini viola abbiamo abolito da tempo il denaro perché causa di tutti i mali. Mazza che immaginazione che ci avete. Osi dire che stiamo inventando delle accuse? Sì. Portateli qui! Loro sono tre uomini del paese degli uomini d'oro. 5 anni fa mi sono unita alla loro cellula di spionaggio. Ieri a mezzanotte li ho aiutati ad insinuarsi nel nostro paese. Lui mi ha dato 10.000 euro. Voleva che distribuissi 10 euro ad ogni abitante del paese degli uomini viola in 3 giorni. Volevano provocare una sommossa ideologica per poi compiere un colpo di Stato. Colpo di Stato? Eh? Prepararsi all'operazione! Che operazione? Castrazione! Sto parlando, i legni delle foreste di Nassau Marcendo. Non è forse questo in cui il tempo le parole dei filosofi non hanno più senso? Sto parlando dell'Apocalisse! Fai qualcosa, chiama Dio un po'! Non ti puoi invocare l'ordine divino, è peccato! Ma senti che sta di pensare, io qualcosa per te! Molto tempo fa, perfino uno straniero decise di scavare una montagna e la cosa fece talmente commuovere Dio che Dio decise di aiutarlo. Ora tu aiuterai noi! Oh, babbo, c'è un po'. Babbo, per favore, dacci una mano a te! Babbo, per favore, dacci una mano a te! Venite a me, figli miei. Ah, un paese come Tigre, là, come Lupa, non è possibile che però se non le mani non Thank you.